Ciao a tutti e bentornati su Gaglio Play. Siamo di nuovo con Minecraft e niente, Minecraft mi odia tanto. Vi spiegherò perché. Praticamente, come potete vedere, io sono a livello 82. Voi direte, Madonna, come hai fatto ad arrivare a livello 82? Molto semplice. Dopo che ho battuto un drago e quindi ero arrivato, non mi ricordo a quale livello, ma mi aveva dato tanti livelli, comunque tanta esperienza, ho detto vado a visitare il nuovo mondo che hanno creato con l'aggiornamento e quindi sono andato nel limite, ho usato la... Adesso qui non ne ho, le ho tutte messe giù, ho usato la mia perla dell'End contro il cancello, mi ha trasportato in una nuova zona dove ho trovato i fiori, il nuovo tipo di fiore, quella pianta nuova che c'è, e in più dovevo trovare la città dell'End e tutte quelle cagate lì. La città dell'End non c'era. Allora cosa ho fatto? Ho detto provo a riazzerare il limite, quindi quando ho riaperto il mondo ho riazzerato il limite e ovviamente mi è toccato ribattere il drago. Non ho fatto il video perché comunque l'ho già battuto e non vi volevo annoiare. Ribattendolo ovviamente mi ha ridato tutta questa esperienza. Ho anche preso stavolta l'uovo, prima non l'avevo preso, potevo averne due, ma amen. Ho preso solo il secondo e niente, ho provato a rivisitare, a vedere se magari ripristinando mi ridava oppure, cioè mi ridava, mi sistemava l'end con la città e tutto, ma niente, è rimasto uguale, identico a prima. Quindi Minecraft mi odia, anche perché io volevo visitare la città e trovare l'elitra in modo da poter volare, ma mi sa che a meno che non facciano un aggiornamento che fixi questo problema, te pecora, cosa fai sulla barca? Inutile che mi guardi. Scendi. Scendi! Scendi! Finché la barca va con la pecorella, finché la barca va. Io sono un genio. Ok. Andiamo! Ok, parte andare in giro con la pecorella, è vero, le barche adesso hanno due posti. Niente, io dicevo che mi odia e io non posso comunque sfruttare questo nuovo aggiornamento e non posso sfruttare questa nuova arma. E non sto a rifare un nuovo mondo ovviamente per vedere se me la crea. Io qui ho già creato tanta roba e mi dà un po' da fare. Quindi questo episodio lo volevo fare appunto su quel mondo nuovo, ma non me lo fa. Quindi io questo episodio lo faccio per incazzarmi con Minecraft. E no, vabbè, oltre che arrabbiarmi con Minecraft, farò qualcosa, costruiremo qualcosa. Oppure, visto che ho 82 livelli, potrei, boh, incantare qualcosa. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Possiamo crearci della super roba. Allora, io direi quindi, dov'è che è? Qua. Ah, ci vuole il blocco di ferro, ci vuole. Dove lo creo il blocco di ferro? Qui. 3. No, non è una cosa ancora, non ci credo. Cioè, pff, che due balle. Io direi di piazzarlo proprio lì. Proprio così. Mazzimano, chi se ne frega. Allora, vediamo. Io c'ho tanta roba. E ho anche qualche incantesimo, quindi vediamo. Protezioni dalle esplosioni e direi di dargli durezza 3, così. Poi durezza 2 e direi anche di dargli fortuna, percosso, no, percosso no, saccheggio, niente. Però questi sono incantesimi che caduta che non è male. Dove ho messo la mia roba diamantosa? Ah, è qua. Facciamo un po' qualcosa loro. Anzi, visto che
Sono strapieno di livelli. Loro li incanto direttamente così, che magari mi dà roba più bellina. Efficienza 3. E cosa mi dà? Ah, solo efficienza 3. Vai a cagare. Speravo qualcosina in più, ma... atterramento 2. Acutezza, saccheggio. Madonna, quanta roba. Oh, ah sì, prendi. Ok. Ora, qui, una spada che ha atterramento 2, acutezza 3, saccheggio 2. Vediamo anche efficienza. No, non va bene. Allora gli diamo saccheggio, diamo percossa fortuna. Saccheggio 2, acutezza 3. Ah, non cambia niente, quindi inutile. Efficienza. Qua questo, proviamo. Efficienza 4. Fortuna 2. Super mega incantiamo le cose. Allora, questa direi che mi riequipaggio. E direi, boh, creiamo altri libri. Tanto ne ho 12, non ne ho tanti. Ah, devo mettercelo io. Flagello degli... vabbè, flagello, flagelliamo. Potenza, pugno, cos'è pugno? Respirazione 3, ma se... E anche efficienza, cioè mi sembra ovvio. Efficienza, tocco di seta, volevo il tocco di seta, ottimo. Beh, potenza 4 direi che va bene. Sono dei belli incantesimi, devo dire. Sono fortunato, dai, non mi sta odiando tanto Minecraft. Protezione dal fuoco, sì. Quanti livelli mi sono rimasti? Io sto usando a bomba. Protezione, esplosione, flagello, direi di fare percossa 4. Ok. Allora, potenza, protezione 2, potenza... No, cosa ho fatto? Potenza 1, no, ho sbagliato. Sbagliato. Un altro tocco di seta. Ma sì, dai, due tocchi di seta, non si sa mai. Non si sa mai. Atterramento 2, caduta di piuma 3. Caduta di piuma 3. Io dovrei avere il 2, quindi il 3... Mi va da Dio, affinità con l'acqua. Acutezza 2, affinità con l'acqua. Cos'è affinità con l'acqua? Non lo so. Fortuna del mare. Ma che roba è? Che incantesimi sono? Non li conosco. Potenza, percossa e fiamma 1, anche fiamma 1. Boh, vabbè, ok. Io ho finito. 33. Aspetta. Cos'è che volevo dare? Tocco. No, tocco di seta lo do a. Alla Piccoz. Efficienza. Però mi conviene darla un'altra. Piccoz che dopo che a colpo di seta. Tocco di efficienza, tocco di affinità con l'acqua, non so se fortuna del mare, caduta della piuma, potenza, protezione, potenza 4 e percossa 4. No. Percossa? Ah. Beh. Non gli dà niente. Non gli ha dato niente. Boh. Beh, allora, sto piccone che ha efficienza 4, fortuna 2. Ah,
sulle fiche. Cos'era quel rumore? Io ho sentito un rumore. Boh. Boh. Ok, benissimo. Ho fatto fuori il drago ancora altre due volte. Sono tornato a livello 83 per farvi capire. Per ecco, darvi una prova di quello che ho fatto. Ora ho tre uova di drago che sinceramente non so cosa farmene, ma ce le ho. Vabbè. Ho preso altro lapislazzolo che ce l'avevo incagnato in qualche grotta da qualche parte. Mi ricordavo di averne un po'. E l'ho recuperato e vabbè, questo lo lascio lì, tanto questo. L'unico problema è che non ho no, i libri, 10 fogli, però vediamo se riesco a creare qualche libro. Via dei libri. 42. Mettiamo via la pelle. Ok, 42 libri. Là. Boh. Facciamo una cosa. Mettiamo giù un po' di roba. Questa la teniamo. Oh, questa rimane. Perfetto. Andiamo a incantare un po' di roba. Vediamo che cosa. Ah, devo metterlo io personalmente. Allora, qua abbiamo affinità con l'acqua 1 che non so cosa sia, pugno 1, pugno. Non so cosa sia, me lo direte voi. Io metto lì. Oh, stai giù. Poi atterramento, affinità con l'acqua ancora, lo teniamo perché non ho mai visto affinità 2, quindi direi che di livello 1 va bene. Potenza, potenza, acutezza. Ci facciamo un'acutezza. Poi protezione dai proiettili. Lo strider di profondità. Cos'è lo strider di profondità? Protezione dei proiettili. Adesso vediamo se riappare lo strider qui. Protezione dei proiettili, ce l'ho già. Protezione. Pugno 1. Vabbè. Pugno 1 con potenza 3. Tocco di seta, ce l'ho già. Pugno, efficienza 1. Ma facciamo pugno 1. Ah, solo pugno 1. Ne ho due adesso. Vediamo se può diventare pugno 2. Efficienza 3, protezione, acutezza, efficienza 3, solo efficienza 3. Oh, facendo su un casino. Respirazione percossa e protezione 3, buono. Però protezione percossa non sono due cose diverse. Protezione 3, solo protezione 3, ok. Oh, facciamo una roba là. Acutezza, durezza, efficienza 4. E va bene, via, 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 via. Potenza 1, potenza 2, potenza 3. Cioè, che domande sono, ovvio. Efficienza 1, efficienza 2, respirazione 2. Vabbè. Respirazione 2. Durezza 3, percossa, affinità con l'acqua. L'ho fatto prima l'affinità. Sì, l'ho già fatto, quindi non so cosa fa. Ne prendiamo uno e vediamo se va a due, mettendoli assieme. Non lo so, ma tanto qua ho delle esperienze da spine, però secondo me c'è anche spine 2, non lo so. Spine, spine, dai, spine che non ce l'ho. Terramento 1, fortuna 1, potenza 3. Via, 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 potenza, potenza. Caduta della piuma, secondo me ho già il 3.
Saccheggio uno e flagello, vai, vai. E se non mi potenzia la spada dopo. Terramento, potenza, pugno 1. Oh, quanta roba! Sto pugno è power. Terramento, protezione efficiente, terramento. Boh, niente di che. Non ho più posto, direi che tra un po' mi fermo. Cattura piuma ancora, percossa 4, via, percossa e potenza 4. Quello sì che è una buona durezza 3. Una buona cosa da dare alla spada. Protezione, direi protezione 3. Adesso vediamo se ho qualcosa che non ha la protezione. Oh, niente, ci fermiamo. Sono a livello 27, niente. Allora, vediamo la spada. Io avevo questo. Eh no, non cambia assolutamente niente. Niente, vedete che questa spada qua è già. Perde percossa, perde. Però, no, perde potenza. Solo percossa gli dà. Però questa spada è 7, questa è 9. Quindi vediamo di dargli qualcos'altro. Vicenza, non so cosa sia pugno. Allora, io ho un potenza 3. E un potenza 3. Potenza 4. Riesco a darglielo? No. Finita con l'acqua non serve a niente. Protezione non serve a niente. Efficienza. Boh, non lo so. Non lo so ancora bene come funziona qui la storia. Però facciamo così. L'armatura. Allora, vediamo. Respirazione, durezza. Io ho un'efficienza. Questo, ma c'ho anche pugno. Efficienza, protezione, durezza, attenzione. Efficienza 4. No, niente, non funziona. Qua gli aumenta una protezione 2. Cioè protezione 3 e gli va a 2. Tanta, no, va a 3. Ok, a questo punto no, efficienza non va bene. Protezione dei proiettili. Boh. Poi questo durezza 3, gli diamo protezione alle esplosioni. No, finita con l'acqua non c'entra niente. Forse è finita con l'acqua. C'entra qui? Dov'era? Sì, ecco cosa c'entra. Qui abbiamo protezione, esplosione e durezza, quindi potenza non serve a niente. No, non cambia niente. Mi sa che non ho più spine, terramento 2, protezione 3, durezza 3, potenza 4 non serve a niente. Protezione 3. Rimane dalle esplosioni 4. Però io. Ah! Non ho. È inutile che vada avanti perché non ho più niente. Quindi io direi che tutti questi bellissimi libri incantati. Beh, anche qua metto qui, tanto. Ok. Ah, avevo altri 10 fogli qua. Ok. E niente. Mi rimetto sulla mia roba ultra mega potenziata. Due spade. Non ho dato il tocco di seta alla piccozza, vabbè, fa lo stesso. E niente, io direi che per questo episodio ultra magico, ultra Harry Potteriano, è finito, anche perché non ho più esperienza, livello 3 sono tornato giù da far schifo, però almeno sono ultra mega bombato, magico e chi più ne ha più ne metta. E niente, io vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio che magari faremo qualcosa di bellino e non ci incazzeremo, non ci arrabbieremo con Minecraft perché non mi fa andare nella città del limite. Quindi, ciao a tutti!